Poraci Francesco Giavonia. Presidente, oggi è stata una bella giornata di calcio, due squadre che hanno giocato una partita equilibrata. Come ha visto la sua gara e come ha visto soprattutto il suo ragazzo? Prima di tutto voglio dire che è stata una bella giornata di sport. Siamo lieti, onorati che Castelbuono ha potuto fare l'inaugurazione il giorno che c'è nel derby. Come ho visto la mia squadra? La mia squadra l'ho vista bene, come tutte le partite l'ho vista bene. È un anno molto particolare, non riusciamo a fare gol, ma facciamo tante occasioni da gol, ma le partite si vincono solo quando si fa il gol. Domenica siamo stati sfortunati perché abbiamo perso all'88esimo. I ragazzi l'ho visti molto bene perché diciamo abbiamo troppi infortuni, Agostino infortunato, Scalisi infortunato, Prince infortunato, diciamo i titolari effettivi li abbiamo infortunati. Due ragazzi che hanno giocato, però fortunatamente si è ripreso Sergio Bastiani che mancava dalla partita col Favara. Tutto sommato abbiamo fatto una gara, abbiamo dato 20 minuti di testo buono, poi ce la siamo giocati, ma io nell'ultima mezz'ora abbiamo avuto tante opportunità di poter vincere la partita. Però alla fine un punto ciascuno ci sta meritatamente a tutto. In questa bella giornata di calcio, tra le mura amiche, voglio dire, perché le due società sono molto amiche, c'è una sana competizione di sport. Quanto è difficile questo campionato d'eccellenza? Una neopromossa molto molto difficile perché soprattutto noi abbiamo cambiato di 22 giocatori, ne abbiamo cambiati forse 16, poi siamo partiti subito con gli infortuni del capitano che ha avuto un brutto infortunio, si è dovuto operare, non ha potuto giocare tutto l'anno, partivamo di là, però abbiamo voluto cambiare tutta la squadra perché Geraci, essendo nelle Alte Madonie, logisticamente non siamo messi bene. Noi vogliamo giocatori che stanno a Geraci, che si allenano a Geraci, che vivono il paese, vivono la comunità. Certo, è stato molto 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 difficile, però abbiamo trovato ragazzi sani, bravi, abbiamo avuto tanti entra ed esci, ci può stare come primo anno, come organizzazione. Forse la dirigenza abbiamo sbagliato qualcosina, però speriamo di non sbagliare per il prossimo anno. Con questo le auguro che il suo Geraci possa salvarsi e che il prossimo anno ci sia di nuovo il derby delle Madonie. Anche noi, quindi che giochiamo in casa, vediamo di andare a leggere i grandi numeri, fortuna e facciamo qualche gol in più, perché la fortuna viene pure. Ci vuole un po' di tempo, se no è veramente dura, 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 dura. Grazie Presidente. Grazie a voi, saluto tutta la comunità di Castelbuono, saluto tutta la dirigenza e tutta la società e tutti i giocatori del Castelbuono che sono ragazzi eccezionali. L'ultimo ringraziamento che volevo fare era al mister che è stato veramente un grande lavoratore, ha creduto in noi, ha preso tanti ragazzi nuovi, in alcuni momenti pure ragazzi che era difficile adattarsi, l'ha fatti adattare al suo gioco, alla nostra comunità e tutto. Voglio ringraziare i miei ragazzi che ci hanno creduto, perché ragazzi, una squadra rimaneggiata, non perde le fiducia. E voglio dire una cosa, abbiamo giocato tutto il campionato con 5/6 under, tutto il campionato.